mi chiedete qual è il mio lavoro preferito tra ingegnere automobilistico, giornalista dell'auto e collaudatore, beh, faccio fatica a scegliere, ma oggi sono fortunato perché per una volta posso farli tutti e tre, visto che Opel ci ha invitati qui per provare gli ultimi prototipi della nuova insignia, gli ultimi muletti costruiti per sviluppare la macchina prima che vada in produzione. E ci hanno anche permesso di fare un video, così potrete vivere anche voi questa giornata di test. E come vedete, le strade promettono bene. Nel processo che porta alla nascita di un nuovo modello di auto, questa fase viene chiamata sperimentazione su strada e segue la progettazione, la sperimentazione virtuale e la sperimentazione fisica, cioè il primo momento in cui si ha a che fare con oggetti veri e non solo con simulazioni del computer, e quindi con prototipi come quello che vedete nelle immagini. Il percorso scelto dal marchio tedesco è tra la Francia e la Germania, in mezzo alle foreste molto fitte, penso anche perché in questo modo se qualche curioso, qualche spione dovesse fare delle foto, insomma, capirebbe poco. E in più proprio le curve, il tracciato, il fondo dell'asfalto sono molto adatti a una macchina come la Insignia, che appunto è una grande viaggiatrice e un'ammiraglia, dove si può far scorrere il motore, apprezzare l'appoggio del telaio e la precisione dello sterzo. Sotto quindi i muletti sono il più possibile simili al modello che andrà poi in produzione, nelle prime fasi soprattutto a livello meccanico, ma nelle ultime settimane anche la scocca è definitiva. E infatti, come vedete, la camuffatura, oltre alla tipica colorazione bianca e nera, ha degli spessori in spugna e gomma che servono a non far capire le forme reali e quindi lo stile della carrozzeria. Nella fase finale dello sviluppo di un'auto è importante venire su una strada vera come questa, oltre che in pista, per fare quelle che si chiamano le valutazioni soggettive dei collaudatori, ma anche degli ingegneri che alla fine hanno progettato e calcolato la macchina, perché qui l'ambiente appunto è più realistico e si possono valutare meglio le sensazioni oltre che i numeri. In particolare questi prototipi che ci stanno facendo guidare sono stati costruiti non per valutare il comfort o ad esempio i dispositivi di aiuto alla guida, le tecnologie moderne che ci sono al giorno d'oggi, perché vengono costruiti appunto dei muletti specifici per ogni scopo. Qui si valutano le prestazioni, quindi motore e cambio, e l'handling, il telaio, quindi sospensioni e sterzo. Per darci un'idea di come i tecnici fanno le loro valutazioni, in questo test ci hanno fatto provare anche l'attuale modello della Insignia, per avere il cosiddetto benchmark, e cioè un termine di paragone, che ovviamente nella realtà significa analizzare e provare anche auto paragonabili di altri marchi per capire come è messa la concorrenza. Così, salendo e scendendo da un'Insignia all'altra, ho potuto giudicare le differenze, a partire dallo spazio interno. Come l'ultimo modello dell'Opel Astra, anche questa nuova Insignia ha una piattaforma, un telaio sviluppato da zero, e questo comporta diversi vantaggi, a partire da dettagli come il posizionamento dei sedili, la posizione di guida che, saltando dal modello attuale dell'Insignia a questo, si percepisce subito, è molto più bassa, più inserita, più sportiva e fa controllare meglio la macchina. E poi ovviamente un nuovo pianale fa lavorare meglio le sospensioni ed è anche più leggero. A seconda delle versioni si arriva anche a un risparmio di peso di 175 kg, in particolare con questo nuovo motore che sto guidando adesso, che è il 1500 turbo a iniezione diretta di benzina, 4 cilindri, da 165 cavalli, 250 Nm di coppia, con cambio manuale a 6 marce. E questa è la versione su cui mi sono concentrato, anche se ho guidato per un po' pure una versione 4x4 2000 turbo benzina con 250 cavalli e cambio automatico ad 8 marce. La sensazione principale con tutte e due le motorizzazioni è stata quella di guidare una macchina più precisa in curva, più lineare come sterzo e sempre comunque estremamente dolce e fluida nella risposta del motore e del cambio. Direi fin troppo nel programma di guida più sportivo. In più, con il manuale, la posizione della leva per chi sta seduto molto in basso con il sedile è un po' troppo alta e arretrata.
Sono questi i giudizi che ho condiviso con gli ingegneri, a cui ho anche chiesto in particolare quando secondo loro tutte le auto avranno di serie solo fari a LED. Intorno al 2020 mi hanno risposto, per questioni di costi di produzione, perché già a livello attuale questa tecnologia di notte è veramente tutto un altro guidare. Ne ho avuto la conferma provando la nuova Insignia al buio, che ha 32 moduli LED invece dei 16 dell'Opel Astra, e una nuova gestione elettronica. Per capire perché questi fari fanno la differenza, guardatevi il video che abbiamo girato all'inizio dell'anno con l'Astra. Insomma, con questo nuovo modello Opel vuole andare a dar fastidio a macchine più piccole ma più care, Audi A4, BMW Serie 3, Mercedes Classe C, e fare concorrenza a rivali dirette come la Volkswagen Passat, la Skoda Superb, la Ford Mondeo, la Mazda 6 o la Renault Talisman. In più vuole cercare anche di rubare clienti a macchine di categoria superiore, visto che è più grande, più spaziosa e più tecnologica, che poi i nomi sono sempre quelli: Audi A6, Mercedes Classe C e BMW Serie 5. La vedremo a Ginevra, senza veli, il caso di dire, e vi anticipo già che avrà un nuovo nome, Insignia Grand Sport.